Lei ha letto Anacronismo? Sono giapponese. Un parco, un inverno, un unico inverno, la massa della nebbia, un unico cielo basso. Passeremo un unico inverno, un inverno lungo, la massa unica di un unico inverno. Non ti sposo. E a letto con te non ci vengo. Non ci verrò mai. Allora cosa vuoi da me? I soldi. Eccoci qua, buonasera a tutti quanti ci seguono, a quanti poi vedranno questa diretta. Io do il buonasera a Valerio Magrelli, Luigi Magno, vado in ordine di quadratini, cominciamo da sinistra. Valerio Magrelli, Luigi Magno, Michele Zaffarano e me stesso, visto che ci sono anch'io. Questa sera TikTok è dedicato, appunto, avete visto queste sigle che la regia crea, che sono sempre molto divertenti. Parleremo soprattutto di Anacronismo di Tarkos, Christoph Tarkos, uscito per i tipi di TIC Edizioni Ultra Chabooks, il numero 2, nel marzo 2020, quel marzo 2020 fatidico, tutti se lo ricorderanno, tutti chiusi in casa, lockdown, uscì nel 2020 questo Ultra Chabooks, il secondo della collana, il primo, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una sciocchezza, è quello di Bortolotti Law, se non sbaglio, sì, credo di non sbagliare. Quindi, Christoph Tarkos, un personaggio importante della scrittura sperimentale, ma non sono io la persona adatta a presentarlo, io sono un lettore, come spero siate anche voi, questo è un bel libro, però appunto direi che a questo punto noi condurremo questa nostra serata che in qualche modo è speranzosa, perché da domani sera non ci sarà più coprifuoco, almeno alle 22, ma alle 23, quindi potremo allungare le trasmissioni di TikTok. Comunque, passo la parola a Luigi Magno, e scusate, già comincio a fare errori, prima una lettura da parte di Michele Zaffarano, che è autore della traduzione. Ecco, Andrea Raus ci saluta, che è autore della traduzione sia di questo che anche dei soldi, che avete visto nella sigletta, che cosa vuoi da me? Lei fa una pausa e lui gli dice che cosa vuoi da me? Lei fa una pausa e dice i soldi, eccolo qua. Non si riferiva al libro di Tarkos, ma la regia è stata così ironica. Eccolo qua. Luigi Magno, a te la parola per presentare Christoph Tarkos.
Però prima io sento Michele che ci presenta il Ah, percorso vabbè. meglio di me. Michele deve leggere, Michele deve leggere, è il traduttore, quindi ha la responsabilità di quello che leggerà anche per Grazie. l'italiano, non per il francese. In italiano, ovviamente, sì. Allora, leggo giusto un paio di brani. Mi faccio un giro nel parco, il parco è grande, nel parco ci sono delle cerve, ci sono degli alberi che sono alti, ci sono dei sentieri che attraversano il bosco, nel parco ci sono dei boschi, io cammino in mezzo ai boschi, il parco è grande, il parco lo si riesce ad attraversare tutto in una volta, nel parco c'è una capra, il parco non ce l'ha un limite, il limite del parco è all'interno del parco, non serve andare fuori, si resta dentro il parco, il fuori è il parco, tutto il fuori si trova dentro il parco con i suoi boschi che sono alti, con i suoi uccelli, con i suoi scoiattoli, che sono scoiattoli che scendono dall'alto dei tronchi per muoversi qualche istante in mezzo all'erba e poi risalgono su un tronco ancora più in alto. Io passo oltre le panchine, mi lascio le panchine sulla sinistra e continuo, rientro fra gli alberi, vengo avanti in mezzo agli alberi, mi trovo dentro il bosco, di panchine non ne incontrerò più, me ne andrò a vedere le cerve e la capra, me ne andrò a vedere gli alberi che ricoprono tutto il sottobosco, che si stagliano in altezza, che non hanno il tempo di in basso, che hanno il tempo di in alto, che hanno il tempo di crescere, che hanno il tempo di alzarsi fino in altezza. Mi sono lasciato andare su una panchina, poi mi sono alzato, ho lasciato le panchine, me ne sono andato dritto davanti, come se avessi voluto attraversare tutto il parco da un capo all'altro. Alla fine non l'ho vista, il parco non ce l'ha una fine, non si arriva mai alla fine alle porte del parco. Il parco non ha porte. Io vado avanti sempre diritto, mi sto facendo un giro, mi ritroverò di fianco alle panchine fra poco, quando avrò finito il mio giretto nel parco, quando mi sarò fatto un giro in tondo, seguendo il mio percorso in linea retta, mi sarò fatto un grande giro, ripasserò davanti alle panchine bianche che stanno aspettando che io passi, tornerò. Me ne stavo seduto con una lira in braccio, suonavo la lira. Avevo fatto un viaggio a Marsiglia, ho saputo che un'amica stava passando qualche giorno a casa di sua madre a Marsiglia. Sono andato a trovarla, in soggiorno c'era una chitarra appoggiata sul pianoforte, però era vecchia e scordata. Sua madre ha visto che la volevo prendere e mi ha detto di prendere la lira che stava attaccata al muro con un chiodo. Dice: "Prenda la lira che sta attaccata al muro." Mi ha incoraggiato a vedere come suonava perché l'aveva costruita suo figlio. Il fratello della mia amica costruisce lire, lei mi dice: "Mio figlio costruisce lire." Non mi potevo più sbagliare sul nome dello strumento che stavo per prendere in braccio. Per un momento ho suonato la lira, tenendomi la lira in braccio. Lei abitava in Rue des Tillasses, da piccolo andavo a casa sua a trovare la mia amica, la casa non era cambiata, c'era sempre un pianoforte e una vecchia chitarra scordata sopra. Ho strillato che ero un poeta, c'era Bu al telefono, lui dice: "Pronto?" Io dico: "Pronto." Lui dice: "Pronto Jean-Christophe?" Io dico: "No, sei Jean-Christophe?" Io dico: "No, ma sì, sei Jean-Christophe e fai l'animatore a Miramas." Io dico: "No, sono Christophe e sono poeta." Mi sono visto dire poeta istintivamente, strillando dentro la città, molto distintamente, perché non ci potesse essere confusione. Era Bu che mi telefonava dopo che Gerard e io gli avevamo lasciato un messaggio di richiamare a quel numero per parlare con Gerard. Non aveva riconosciuto la mia voce, aveva sentito la voce del suo amico Jean-Christophe che faceva l'animatore a Miramas. Più tardi ho incontrato Jean-Christophe di Miramas a casa di Gerard, è entrato, ha detto: "Buongiorno Jean-Christophe." Io gli ho risposto: "Buongiorno, tu fai l'animatore a Miramas." Grazie Michele. Dunque, Christophe Tarkos nasce a Marsiglia nel 1963 e muore a Parigi a 40 anni nel 2004. Una vita breve ma intensa di scrittura. E lascio questa volta davvero la parola a Luigi Magno, senza sbagliare perché ci eravamo messi d'accordo prima. Grazie Antonio, grazie a tutti per questo invito. Lo dicevi anche tu, è nato nel 63 a Marsiglia, Christophe Tarkos, ed è scomparso prematuramente a Parigi nel 2004. Il suo primo libro, anche se poi ha iniziato a pubblicare tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 in varie riviste, ma il primo vero libro è un libro che si chiama Oui, cioè sì, che esce per i tipi di Aldente, questa casa editrice che continua tra varie vicissitudini ad esistere e a pubblicare una letteratura, diciamo, di ricerca, per dire le cose così.
in maniera anche poco precisa. E questo primo libro è molto importante, questo dato, esce nella collana che si chiama Gnoc, che era diretta all'epoca da Jean-Marie Glaize. Jean-Marie Glaize, che è uno dei personaggi, o comunque una delle presenze importanti di questo anacronismo. Dopo questo primo libro presso Aldante nella collezione Gnoc, nella collana Gnoc, Tarcos continua a pubblicare presso Aldante, pubblicherà per esempio Il Bastone, Le Bâton nel 98, e contemporaneamente, sempre nel 98, inizia la sua collaborazione con la casa editrice parigina POL. E da POL uno dei primi libri che pubblica si chiama Caisse, sempre nel 98, poi Le Cygne égal nel 99, L'Argent, questa volta sarà Aldante che riprende la pubblicazione di Tarcos con L'Argent, cioè i soldi, sempre Aldante con Lacage nel 99, i tre volumi di Malang, sempre per Aldante nel 2000, e poi sempre nel 2000 Pan, presso POL, e l'ultimo libro è questo anacronismo nel 2001. Dopo la scomparsa, un gruppo di amici, collaboratori di Tarcos ha deciso, saggiamente direi, di riprendere l'opera quasi completa di Tarcos in due volumi, sempre per le edizioni POL. Il primo è questo, che si chiama Écrit Poétique, che è uscito nel 2008, e il secondo volume, di quasi 500 pagine, è uscito nel 2014, e riprende invece, si chiama L'Enregistré, e riprende invece tutta quella parte dell'opera di Tarcos che non è uscita o non è stata concepita per essere pubblicata in una versione cartacea o scritta, ma che è frutto di trascrizioni, di performance soprattutto, ma anche di letture che Tarcos faceva, diciamo, in parallelo rispetto alla sua attività più, che ha avuto, diciamo, una forma più classica di scrittura che si è espressa attraverso la pubblicazione cartacea in rivista e in libri. È interessante di questo registro, naturalmente, non tanto la trascrizione dei testi, quanto la presenza di due supporti intermediali. Da un lato credo ci sia un CD audio e dall'altro c'è la presenza di un DVD. Cosa dire di Tarcos per presentarlo a un pubblico italiano che purtroppo dispone di anacronismo e di soldi, cioè del lavoro di Michele Zaffarano in traduzione? Ricorderei, mi limiterei per il momento a ricordare che Tarcos fa parte di quella generazione di scrittori che emerge in Francia attorno agli anni 90 del XX secolo. Questo gruppo di scrittori, nato sì, più o meno attorno agli anni 60, è un gruppo di scrittori che si posiziona nello spazio della letteratura e della poesia in modo particolarmente interessante, perché questa generazione ha sia avuto modo di leggere e digerire la lezione dei grandi irregolari del Novecento, così come delle neoavanguardie, quelle che in Francia si esprimono soprattutto negli anni 60 e 70 del Novecento, ma è anche una generazione che ha assistito al ritorno prepotente, direi, di forme di lirismo, che chiamerei di neolirismo, che in Francia trovano spazio e risorgono nella poesia prepotentemente, soprattutto negli anni Ottanta. Rispetto a queste due tradizioni che la storia letteraria dipinge sempre come tradizioni totalmente antitetiche, la generazione che inizia a scrivere negli anni 90 si posiziona da un lato criticamente, cioè respingendo sia la lezione delle avanguardie storiche sia il ritorno prepotente di questo lirismo, ma contemporaneamente questa generazione, come dire, riprende abbondantemente sia le posizioni critiche delle neoavanguardie, sia le posture dei poeti neolirici degli anni Ottanta. Cioè c'è un posizionarsi che è molto ambiguo,
E tutta questa ambiguità, per esempio, viene fuori nel lavoro di Tarkos in maniera particolarmente evidente. Michele ha letto prima un passaggio di Anacronismo in cui, per esempio, Christoph Tarkos, attraverso uno stile che insomma, si può facilmente capire, è uno stile che non fa di certo, insomma, non fa parte di una tradizione letteraria di tipo classico, ebbene si posiziona come un poeta, cioè rivendica la veste di poeta. No? Si mette in scena dicendo sono un poeta, risponde al telefono dicendo sono Christoph Tarkos, sono un poeta, e si mette in scena, si rappresenta nel libro come un poeta che suona la lira. Allo stesso tempo, per esempio, nel lavoro di Tarkos troviamo delle formule come je suis un poète français de langue française, sono un poeta francese di lingua francese. C'è da un lato quindi un'affermazione forte, chiaramente rivendicativa di una posizione, come dire, chiara rispetto al campo e allo spazio poetico, per cui gli scrittori di questa generazione, o almeno Tarkos, che fa parte di questa generazione, rivendica la sua veste di poeta, rivendica la nozione di poesia per i suoi scritti, allo stesso tempo attraverso una serie di come chiamarle, tecniche di scrittura, mette a distanza sia la tradizione lirica o neolirica, sia la tradizione delle neo-avanguardie degli anni 60 e 70. Alcuni tratti di questa poesia. Beh, direi che da un lato si tratta di una poesia, come direbbe Tarkos, superficiale, cioè facciale. Una poesia che respinge ogni sorta di profondità, le profondità metafisiche, respinge tutto il pathos di tipo sentimentale, pulsionale, che parte delle neo-avanguardie, per esempio, aveva praticato, così come parte dei neolirici aveva diversamente praticato. Secondo tratto, direi che si tratta di una scrittura poetica che si fonda sull'evidenza letterale. Si tratta di una scrittura che fa molto spesso, usa molto spesso frasi di tipo constativo, appunti, note, formulazioni tautologiche, la palissade delle citazioni, degli inventari, delle liste, delle riprese di altri testi, una chiave che potremmo definire quasi postmoderna. Si tratta, e vengo al terzo tratto, di una lingua che cerca di rimettere al centro la lingua stessa. Si tratta cioè di un lavoro di tipo metapoetico, metadiscorsivo. Allo stesso tempo, quarto tratto, questo discorso autoreferenziale della lingua su se stessa non manca di trasmettere transitivamente qualcosa, un messaggio, di dire qualcosa del mondo, e non manca, come ho detto prima, di reinserire prepotentemente il soggetto lirico o il soggetto che vuole mettersi in postura lirica all'interno dei testi. E da questo punto di vista, per esempio, Anacronismo è un libro di natura autobiografica dove circola in maniera molto evidente un io che è a metà tra l'io lirico e l'io di natura autobiografica. È molto interessante uno dei libri di Tarkos che si chiama Il segno uguale, Le signe égal. Questa uguaglianza riguarda una specie di equivalenza tra significante e significato. Cioè non c'è più un rapporto, per Tarkos non è ovvio separare il contenuto dalla forma. Contenuto e forma sono la stessa cosa, e questa stessa cosa si ritrova in un concetto che è molto caro a Tarkos, che si chiama la patmo, che è un gioco di parole con il nome di Patmos, ma che letteralmente è una pasta parola. C'è una posizione di forte, come chiamarla, immanenza, no, della scrittura di Tarkos. Non si può uscire da questa pasta, da questa specie di pongo,
che è una sorta di cosa linguisticamente elastica, pesante, materiale, che bisogna lavorare incessantemente per poter dire qualcosa e della pasta parola e allo stesso tempo dire qualcosa del mondo. Però mi fermo qui, prima ricognizione, poi magari... Prima ricognizione. Allora, grazie Luigi, e prima di passare la parola a Valerio Magrelli, nella nostra scaletta c'è un'altra lettura, sempre da anacronismo, giusto? Sì, sì, sì. Allora. L'inverno copre il parco, l'inverno copre il tempo si è perso, inutile andare a cercare il buio nel parco, l'inverno ha ricoperto il parco, ha ricoperto il tempo, l'inverno inghiottisce, digerisce, annulla gli ingredienti. L'inverno ha distrutto i palchi dei rami, li ha sepolti, li ha ricoperti i rami degli alberi, non c'è più bisogno di cercare, il tempo è stato preso, il parco è preso, a cercare uno non resiste, a cercare uno finisce sepolto nel buio del parco, l'inverno ha mescolato il tempo, inutile cercare nel tempo mescolato, fra poco sarà notte, non esiste un dopo, il tempo si rivolta, il tempo è scomposto, l'inverno non finirà, non esiste un dopo l'inverno, l'inverno ha scomposto gli ingredienti del tempo. Il tempo non passa, è inutile mettersi a cercare nel parco, uno non trova niente, è inutile mettersi a cercare una persona, un incontro, una compagnia, un'idea, una persona innamorata, una piccola storia d'amore, uno spazio vuoto, una panchina, un albero, un inverno. L'inverno ha sepolto tutto, il tempo non passa, il tempo non ha più ingredienti, gli ingredienti si sono tutti volatilizzati, si sono tutti annullati, non ci saranno più posti. Per mettersi a cercare uno dovrebbe poter non tornare, poter trovare dei posti, nel parco non ci sono più posti da trovare, l'inverno li ha annullati, l'inverno ha formato un vuoto, un avvallamento, un seppellimento, gli ingredienti si sono dissimulati sotto l'inverno, l'inverno li confonde. Per mettersi a cercare uno dovrebbe poter accumulare, poter mantenere in riserva, uno dovrebbe poter trattenere, conservare, uno dovrebbe poter raggiungere, ricominciare a raggiungere, uno dovrebbe poter non fare continuamente lo stesso sentiero. Al parco c'è rimasto un sentiero solo, il velo è grande, il velo vela il parco, il velo vela l'inverno, l'inverno si è coperto, uno non può più entrare nel parco e mettersi a cercare un albero, il tempo è stato mangiato, il tempo è stato preso, si è confuso, il tempo si confonde con l'inverno, uno non può più mettersi a cercare non serve più a niente, non ci sono mezzi per aprirsi un sentiero, uno non si ricorda più niente, non ci sono apparizioni, non ci sono alberi dove ritrovarsi, dove ricordarsi, dove andare, la ricerca si rovescia, la ricerca si confonde, uno si confonde, il tempo è scomparso assieme al ricoprirsi del tempo dell'inverno in mezzo agli alberi del parco, il tempo finisce per confondersi. Rientro dentro il parco, cammino dentro il parco, prendo il vialetto centrale del giardino delle piante, arrivo fino all'orto botanico, ma non entro dentro la serra, rimango davanti alla vetrata a guardare le piante verdi altissime, faccio dietro front, torno indietro, mi metto a camminare sul vialetto centrale del giardino in mezzo alle piante, incrocio uno che si porta la mano al cappello e dice il suo cappello non è quello che ci vuole, quando lo incrocio mi fermo, mi giro e lui dice il suo cappello non protegge le orecchie, i cappelli devono proteggere le orecchie, io gli chiedo di che cosa è fatto il suo cappello, cominciamo a parlare, parliamo di poesia, mentre discutiamo di poesia gli chiedo di che cosa è fatto il suo cappello, di cammello, di coniglio, di capra oppure di pecora, lui mi parla di letteratura, vengo a sapere che il premio Nobel del 1901 è sugli Proudhon, che Cioran ha vissuto grazie alla moglie che insegnava inglese, che le ragazze dovrebbero mettersi degli chador per nascondere la propria bruttezza, che senza fiori l'orto botanico è brutto, che ci sono gli astrakhan neri, gli astrakhan grigi. Io gli chiedo se viene dalla Siberia, lui dice gliel'ho già detto che venivo da lassù, lei con questa sua superficialità tipica dei francesi confonde l'orizzontale e il verticale, dice, e poi non è così che si sta in piedi, lei tiene le gambe troppo aperte, sembra quasi una spia, bisogna stare dritti con i piedi meno aperti, lei non dovrebbe stare in questa posizione, io me ne sto dritto con i piedi meno aperti, ho incontrato un poeta, parliamo di poesia, di letteratura, di Gerasim Yuqia, delle ragazze e dei ragazzi, gli chiedo di che cosa è fatto il suo cappello, dopo un attimo di silenzio lui mi risponde è di astrakhan, ci sono due tipi di astrakhan, ci sono gli astrakhan neri e gli astrakhan grigi, questo come lei può vedere è un astrakhan grigio, ma lei almeno lo sa che cos'è un astrakhan, io penso ho incontrato un poeta con un astrakhan grigio perché vuole avere caldo alle orecchie e rispondo una pecora alle ultime luci di un giorno invernale. Grazie Michele,
E a questo punto io darei la parola a Valerio Magrelli. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Prenderò un po' più di tempo rispetto a Luigi Magno, non più di un quarto d'ora, ma ho preso un sacco di appunti e ne voglio fare tesoro. Beh, la prima cosa che colpisce, l'abbiamo sentito già in queste letture, è l'arte della lista, del martellamento, dell'anafora. E qui mi verrebbe da continuare appunto la recitazione di Michele, pagina 23, Prugno, Migliarino, Morella, Datura, Tasso, Barbasso, Bocca di Leone, pagina 29. Partono questi treni di sostantivi, cartone, bobina, cinghia, coperchio, carrello, cassa, fodera, spago. È una riga quella che ho letto, sono una ventina quelle che inanella Tarcos. Qui devo notare una interessantissima variazione che ha a che fare piuttosto con una forma diversa di modulazione, quella non relativa alla cosiddetta enumerazione più o meno caotica di cui parla Spitzer, l'elenco vero e proprio, ma a una specie di declinazione in senso quasi musicale del tema. Io ho dei piedi, delle mani, delle braccia, delle gambe, delle ginocchia, delle cosce, delle palle, una testa, delle spalle e avanti per un'altra pagina. Ancora sulla serie di questo tipo di seconda forma amata, la folla nel senso del vendere alla folla, frutta, sciarpe, ombrelli, indovinelli, previsioni, divinità, e parte la lista classica. Fatemene leggere ancora due, perché io adoro queste derive del discorso. L'inverno è un prodotto che molla, è una parte di se stessi che se ne va via. C'è stata una parte considerevole di sé che è scivolata via e scompariva e lascia una mancanza a ricordarsi, c'è una parte che manca, eccetera. Alcune le abbiamo anche sentite lette da Michele. Voglio ancora notare, e qui la finisco con le osservazioni strettamente formali, ma lo avrete capito, si impongono proprio alla prima lettura. Voglio anche notare, di contro a tutto quello che ha a che vedere con la ripetizione, con la variazione sul tema, con un atteggiamento che riguarda l'elemento iniziale, incipitario del testo, voglio anche sottolineare delle clausole veramente splendide, a mio parere, come questa di pagina 215, si parla di bolla brulicante, non è la causa, è il risultato di una spinta, di una proboscite, di uno sregolamento, di uno schiacciamento, di un flauto. Io brulico con una potenza proprio notevolissima. Dunque, liste, variazioni sul tema, clausole. Questo mi porterà alla seconda parte del mio intervento. Io ho scoperto Tarkos però su YouTube e sulla scia proprio del Gerasim Luca che abbiamo appena ascoltato. Tutti quelli che ci ascolteranno lo conoscono, ma io devo sottolineare l'esistenza di una lunga registrazione che verte intorno a quella poesia Passionnément, che per me rappresenta proprio un vertice del Novecento. Ma Gerasim Luca è una figura piuttosto diversa da Tarkos, che viceversa raggiunge i suoi vertici in un testo provocatorio intitolato L'homme de merde, a cui ho dedicato alcune composizioni, veramente, a mio parere, appassionante. Dunque, accanto al martellamento e a queste figure della ripetizione, la performance proprio come elemento comunicativo e testuale, direi addirittura. Ma voglio chiudere anacronismo, perché io mi sono occupato di entrambi i libri, forse anch'io ho capito male a mia volta, ma non ho potuto resistere. Voglio chiudere anacronismo con una lettura a pagina 92 che fa da ponte
non la posso leggere per intero questa pagina, ma vi leggo l'inizio e la fine. Essere il disegno della banconota da 100 franchi, perché tanto un disegno ci deve stare. L'idea di una di chiusura non viene dallo stringimento del muscolo, ma dall'idea che c'è uno stringimento totale del muscolo, e così via e così via. In realtà la banconota della banca esiste davvero, è di carta speciale, è un pezzo di carta, però di una carta speciale, e ancora la carta della banconota è una carta speciale. Ecco, ovviamente questo mi ha consentito di passare appunto da dove sta anacronismo ai soldi che mostrava prima Luigi e che io faccio vedere per intero con questa bellissima copertina. Voglio cogliere l'occasione per fare i complimenti a questa grafica sia dell'uno che dell'altro libro, ma che non va dimenticata. Allora, sui soldi che cosa ho da dire? Beh, è un tema che mi è caro, come temo purtroppo a tutti noi. I precedenti sono numerosissimi. Ricordo tra l'altro un'antologia di un poeta americano, Dana Gioia, che si apriva con un verso di Wallace Stevens: Money is a kind of poetry. I soldi sono un tipo di poesia, che mi ricorda tanto la battuta di Montale sulla poesia e la fogna, due elementi mai distinti, e insomma qui ci siamo molto vicini. A parte Stevens, dovrei citare Mallarmé, ma lavorandoci da 2 anni potrei avere una crisi emetica e non sta bene vomitare in diretta. Però la riflessione di Mallarmé sulla finzione economica, la finzione simbolica è cruciale, certamente perché è in grado di tradurre dall'etrusco, lingua madre di Mallarmé, appunto. No, vorrei citare 2 altri libri. Uno che Luigi conosce molto meglio di me e che però cui io tengo molto, anche se l'ho scoperto recentemente grazie a Gilda Policastro, ed è di Christophe Anna, intitolato non L'argent, ma Argent, ed è una ricognizione quasi di carattere sociologico che l'autore conduce attraverso decine di interlocutori, molto spesso poeti che vengono però definiti in base alle loro come si dice, a loro 7:40, diciamo noi, ecco, una confraternita ultraminoritaria della popolazione francese. Mi è piaciuto molto quell'accostamento tra i nuovi lirici, appunto, e questa poesia superficiale. Invece, poeti come kamikaze sociali, scrive Anna. Ma concludo, prima di leggere un paio di passi dal libro vero e proprio, invece con un saggio che vi consiglio perché mi ha veramente colpito. Io approfitto di un libro per parlare di altri, ma insomma, tu se tiens, e questo è un saggio uscito da poco di una poetessa, Anne Carson, intitolato Economia dell'imperduto, con una bella introduzione di Antonella Nedda, tradotto da Patrizio Ceccagnoli per Utopia. Ecco, è un libro abbastanza singolare perché mette in rapporto la scrittura di Paul Celan con i testi di Simonide, del quale io non sapevo rigorosamente nulla. C'è di peggio. Temo di aver conosciuto perfettamente l'opera di Simonide e di averla, come mi capita ormai in maniera sistematica, completamente dimenticata. Chi è Simonide? Simonide è colui che assiste, lo dico in 2 battute, al passaggio dall'economia del dono all'economia di scambio. Assiste al trasformarsi del ruolo del poeta. Dalla società omerica si passa a una società della merce. Ma quello che più colpisce è il fatto che Simonide diventa una figura leggendaria all'interno del mondo classico,
in quanto accusato di avidità, di avarizia, sembra rappresentare di fatto il primo poeta ad aver venduto le proprie poesie. Ecco, chiunque faccia uso di denaro ne esce cambiato, scrive Ann Carson. Mi dilungo un attimo perché l'ho trovato veramente notevole. Ma pensate che di Aristofane di Simonide parla Aristofane, Aristotele, Platone, il primo a scrivere versi a pagamento, una specie di poeta tassametro, ecco, e il primo a fare della poesia un mestiere. In realtà non capiamo bene se attore o vittima di questa atroce trasformazione, atroce forse indispensabile. Simonide è un uomo che cerca di vivere rettamente in un mondo capovolto, e concludo con queste osservazioni. C'è una crepa profonda, sempre Ann Carson, che corre tra la cecità omerica e l'avarizia simonidea, ecco. Vendere poesie indica appunto questa linea di frattura, questa tensione che attraversa storicamente due sistemi economici. Ho tagliato, diciamo così, un libro con un altro, ma mi è venuto spontaneo arrivare appunto a Soldi di Tarkos attraverso questo bel saggio di un'autrice vivente, appunto, con cui tra l'altro ho avuto anche modo di fare un online un paio di mesi fa. Ecco, Soldi effettivamente è un libro che scivola sulla descrizione, sulla critica del denaro, dalla primissima lassa, non saprei come chiamarla, perché poi assomiglia molto alla poesia in prosa. I soldi sono il valore sublime, un valore universale esiste, i soldi danno valore a tutto quello che è, a un gesto, a una parola. È più di un valore, è il valore della concretizzazione, arriva fino a predire il comportamento. I soldi sono l'unico valore universale. Ecco, è un poemetto, tra l'altro saranno una cinquantina di pagine a petto delle 200 circa di anacronismo, ma a mio avviso c'è qualcosa veramente di straziante e di felice in questa scrittura che in qualche modo vorrebbe addirittura essere sbarazzina, ma che trascina con sé il peso di questa denuncia e di questo dolore. I valori sono dati da chi ha avuto successo, e arriviamo alla fine, i soldi sono avvolgenti, ma c'è un post-scriptum, questa versione sarà completamente riscritta. Mi fermo qui, grazie. Grazie Valerio Magrelli. E a questo punto, Luigi, dovresti andare avanti tu o si era fermato lì, eccetera? Io ho una domanda per te. Io ho letto su Wikipedia, perché appunto, che lui scrive, c'è una dichiarazione di Tarkos: sono un poeta che difende la lingua francese dalla sua degenerazione, sono un poeta che salva la sua lingua facendola funzionale, facendola vivere, facendola muovere. Cosa vuoi chiedermi rispetto a questa formulazione? No, nel senso che se uno legge senza aver letto il libro, dice ma lui la vuole salvare dalla degenerazione, però può pensare che ci sia invece in atto una degenerazione nel modo in cui, cioè detto così, stupidamente, brutalmente, ignorantemente. Ecco. No, ma questo, no, tocchi un punto essenziale, Antonio, perché questa stessa cosa potremmo dirla, non so se Valerio Magrelli è d'accordo, per il libro sui soldi, no? Cioè che da un lato, se non si è mai letto Tarkos prima, potrebbe essere, come dire, interpretato plausibilmente come una specie di apologia dei soldi,
preso letteralmente questo testo, fa l'apologia dei soldi. Poi, se si legge altro materiale di Tarkovsky, ci si rende conto che effettivamente non è possibile che uno scrittore che ha questo profilo, che ha scritto anche altre cose, impegnato nel sociale, che ha avuto comunque una vita in cui i soldi sono effettivamente spesso mancati, e diciamo a partire dalla conoscenza di un altro lato della sua opera si potrebbe interpretare questo stesso scritto in maniera quasi antitetica, cioè come un qualcosa che funziona ironicamente. È chiaro che anche questa ironia è molto strana, perché per essere colta non basta l'ironia presa come ce la raccontano i manualetti di retorica, di stilistica e di poetica. È un testo che sta a metà tra il serio e il faceto, ed è difficile ogni volta decidere dove si trova la giusta chiave di lettura, perché, e questo è un problema che si riscontra sempre con tutte le cose che Tarkovsky ha scritto, dai primi testi, quelli di Wii, fino a questi ultimi di Anacronismo. Perché questa immagine del poeta con la lira, no, che sembra una specie di apoteosi dell'immagine classica del poeta, poi, per esempio, non trova riscontro in questo stile, dove giustamente Valerio osservava le riprese anaforiche, osservava i giochi sulla lingua, ma dove si trovano anche, come dire, dei passaggi particolarmente prosaici e prosastici, dove la poesia scompare o comunque lascia posto ad altre forme di scrittura, dove non diresti che c'è un poeta che sta scrivendo tutto ciò. E questo forse è anche qui, in questo spazio di difficile, come dire, posizionamento di Tarkovsky, che si trova anche il fascino di Tarkovsky, secondo me. Non so se ho risposto un po' indirettamente alla tua. Sì. Sì, beh, sì, sull'ambiguità, diciamo così, dal punto di vista in cui ci si pone, sia chi legge, sia chi scrive, poi insomma è ambivalente. Poi una domanda per Valerio, se posso, ed è la seguente. Quel clima, diciamo così, quel paesaggio che ha descritto Luigi Magno in Francia rispetto all'ambiente in cui sono nati, in cui è nato Tarkovsky, diciamo, l'ambiente letterario in cui è nato Tarkovsky, facendo riferimento a due, come dire, a una contrapposizione, però in realtà una presa, a un'uscita, diciamo così, fra lirici e avanguardisti, eccetera. Cioè, in Italia è esistito qualcosa nello stesso periodo di analogo, oppure che cosa è esistito? Inizio con un appunto che poi avevo dimenticato di dire. Mi è piaciuto molto, e non lo ricordavo, quel passo sul poeta che suona la lira appesa al muro, perché mi ha fatto venire in mente, ora posso sbagliarmi, ma comunque Beckett, che descrive un suo personaggio nell'atto di legarsi le scarpe, ma gioca sul fatto che le stringhe delle scarpe diventano, oddio, già sembra un po' il Rimbaud di Ma Bohème, le stringhe delle scarpe sono diventate le corde della lira. In Beckett proprio è esplicito, quindi il classico procedimento di decadimento, dico in termini quasi chimici, della figura in forma ormai completamente profana e blasfema. No, ma ha fatto impressione sentire, credo per la prima volta in vita mia, un'impressione che ho sempre avuto rispetto a quel periodo. Io ho esordito negli anni, a metà degli anni 70 più o meno, e ricordo questa spaccatura in maniera nettissima. In Italia c'erano semplicemente queste due linee violentemente contrapposte. Io personalmente, per quello che riguarda la mia personale esperienza, mi trovai molto spaesato, perché mi consideravo distante da entrambe. Ora non mi voglio sovrapporre alla scelta di Tarkovsky, evidentemente, però io l'ho veramente toccata con mano, questa impossibilità di aderire, figuriamoci, alla
alla poesia lirica. Non posso nascondere che una delle mie bestie nere è Antonia Pozzi, non ci posso fare niente. È un problema di allergia, un problema dermatologico, insomma. Ecco, quindi figuriamoci quel tipo di poesia, ma d'altra parte mi irritava enormemente l'egemonia potente, pesante, la cappa del gruppo 63. Io che come primo libro universitario ho scritto Il profilo del Dada. Per quello che mi riguarda posso dirvi questo: io mi sono sempre considerato l'unico vero erede dell'avanguardia, perché l'ho rinnegata, ecco. Octavio Paz, parlando di Duchamp, dice una freccia non si può scagliare due volte, ecco. Per me, se io dovessi dire la definizione di avanguardia, avanguardia è ciò che non ha seguito. Quindi figuratevi cosa posso pensare della neo-avanguardia, come la Chiesa Cattolica che prevedeva la pena di morte. Cioè, se c'è una cosa che non può avere l'avanguardia è un epigonismo. Da qui, con simpatia lo dico verso Cortellessa, ovviamente un amico, il mio immenso disprezzo di Piero Manzoni e di tutti quegli epigoni che all'infinito ripetono il gesto fondatore, l'urinatoio, poi la cacca, la pipì, il sangue di Steve come si chiama quel dell'artista americano che fa il busto e lo sperma. I liquidi sono tanti, possiamo metterci un millennio a attraversarli tutti. L'avanguardia è il gesto aurorale e finale di Duchamp, che apre una strada chiudendola definitivamente. Ecco, torno a Bomba. Mi piace molto. Io devo dire che la prima volta che ho sentito Tarkovsky ho sentito un'adesione immediata, dirò di più, probabilmente immotivata, ma ora, approfondendo la questione, capisco. Mi piace molto questo doppio rifiuto e insieme questa capacità di mescolare i due elementi al di là di queste contrapposizioni che hanno infestato il dibattito e denunciavano la loro origine chiaramente ed esclusivamente giornalistica. Insomma. Bene, Luigi, sì, vai. Se posso, sì, come dire, proseguire questa cosa che diceva Valerio a proposito delle esperienze italiane. Ricordo un pezzo di Andrea Inglese che è uscito sul Manifesto in corrispondenza con l'uscita della traduzione di Michele Zaffarano di Anacronismo. Andrea Inglese che apriva il suo pezzo su Tarkovsky ricordando come alla fine degli anni 70, siamo al 79 credo, ci sono due esperienze quasi antitetiche in Italia e in Francia. Da un lato c'è il Festival di Lettura e di Poesia di Castelporziano, che chiude, diceva Andrea in quell'articolo, che chiude una serie di esperienze del gruppo 63 e di altri. In parallelo in Francia cosa succede? In quegli anni inizia un festival che è Polyphonix, che continua una sorta di istanza critica anche nella poesia, che diventa una poesia lettura, performance, e si apre una stagione che porterà poi anche ad esperienze come quella di Tarkovsky. Mi sembrava che il legame fosse effettivamente molto pertinente, no? Michele, ci vuoi leggere ancora un pezzo per, come dire, chiuderemo la serata con una videoclip, ma quando abbiamo finito tutti, in cui sentiremo proprio la voce di Tarkovsky in un video, credo, no? Ecco, si può parlare per questo poeta di un'antipatia verbosa del soggetto lirico contro se stesso e contro i fatti del mondo? In che modo questa scrittura viene incontro, se vuole farlo realmente, a un lettore di poesia non consapevole di queste dinamiche? Beh, a voi la parola. Scrive Bernardo Pacini. Valerio, non so se vuoi reagire tu a questa... guarda, quello che ho detto in qualche modo è la risposta a questa domanda.
Il mio primo contatto con Tarkovsky è stato semplicemente di sintonia, di apertura, di adesione, perché al di là di tutto, mi rendo conto che è una posizione, ma insomma datata, in realtà è Critique Clinique poi ad andare indietro che la sostiene, Deleuze. Il verso dell'autore è il verso di un uccello, è il verso di un animale, è la voce che senti. Poi, studiando, non devi essere un professore di letteratura per apprezzare uno scrittore, certamente se lo sei lo apprezzi di più, però il primo contatto è di un altro genere e direi che è una forma di perturbamento e insieme di complicità che stabilisci con il lettore in maniera che poi la critica successivamente proverà a spiegare. Io evocavo, così, come dire, questi concetti come soggetto lirico e posizionavo Tarkovsky attraverso delle referenze così in maniera quasi troppo semplicistica. Cioè, secondo me bisognerebbe mettere da parte anche per un momento questi concetti e leggendo Tarkovsky quello che viene fuori in maniera evidente è l'esistenza di una sorta di spirale argomentativa. Secondo me bisognerebbe ripartire da quella più che dal soggetto, dalla posizione del soggetto. Ho impostato il discorso all'inizio per essere pedagogicamente chiaro, ma se poi si vuole entrare, come dire, in un discorso critico di un certo settore su Tarkovsky, credo che il problema del soggetto non si pone. Il problema che si pone, per esempio, rispetto a un libro come I soldi, è proprio quello della costruzione di una spirale argomentativa che mai dialettizza, mai analizza, ma propone una serie e ripropone una serie di discorsi che circolano sui soldi e rimette insieme questi discorsi di varia natura, tra l'altro, che sono discorsi di natura seria, ripresi da teorici dell'economia, da discorsi sentiti per strada o in metropolitana, e fa funzionare questi discorsi all'interno di una sorta di dispositivo, e quello è interessante come funzionamento, secondo me. Quello anche poi di ritagliare più piani di questo discorso, perché i soldi toccano i piani dell'esistenza, così come toccano più piani a livello discorsivo. Ma qui si entrerebbe in un discorso, credo, forse un po' troppo complesso per la natura di questo incontro. Ecco. Quindi diciamo. Dire, scusa, una cosa sola, voglio solo dire che quello che dicevo in qualche modo si lega perfettamente a questo. Quando io parlo di verso dell'animale, diverso, dico proprio di taglio del linguaggio, di sguardo sul mondo. Ecco, mi piace moltissimo questa idea della spirale argomentativa che in qualche modo mancava. Ecco, è una voce che quando io l'ho ascoltata per la prima volta mi ha colpito proprio per la sua esteriorità rispetto a discorsi già affermati. Quindi diciamo si può andare incontro alla lingua in questo caso e immergersi in questa lingua, è come fare un bagno, sembra un po' di fare un bagno quando si legge almeno Anacronismo, più che di entrare dentro un mare fatto di parole, di frasi, di argomenti. E Michele, vuoi leggere ancora prima di concludere? Siamo a 55 minuti. Sì, al nostro avrei voluto leggere un pezzo, però questo parlare di versi, di animali, questo mi ha fatto venire in mente. Esatto, e tornare a leggere un pezzo che non leggevo da un po', però insomma. E poi un altro pezzo che, da cui non riesco a resistere, insomma, visto che abbiamo parlato di Jean-Marie Glaise. Allora, il verso dell'oca, il paesaggio innevato, il paesaggio bianco, per dire il paesaggio innevato è inutile scrivere paesaggio innevato, paesaggio bianco, basta scrivere verso dell'oca, anche se il verso dell'oca non è più tanto familiare alle nostre orecchie, io non conosco molte di oche, non me lo ricordo che verso fa l'oca, non me lo sono dimenticato, alle mie orecchie il paesaggio ricoperto di neve non fa più versi, non è imbiancato dal verso dell'oca, non vedo tutto questo bianco lasciato dalla neve quando la neve è caduta e ha ricoperto indistintamente
tutte le cose che facevano parte del paesaggio, i tetti, gli alberi, le strade, le scarpate, i campi. Non ho più l'oca, il suo verso, per dire paesaggio innevato, per poterlo ascoltare, per poterlo percepire, per poterlo sentire. Non avrò più dalla mia parte il verso dell'oca o di un altro animale. Gli animali non li conosco, i versi degli animali non li conosco, non vivo assieme agli animali. Nella mia infanzia non ho vissuto assieme a delle oche, so soltanto che il verso dell'oca è un paesaggio ricoperto uniformemente di bianco, anche se non posso usare questa sensazione senza fare appello a una sensazione che non ho. Sto in un mondo senza versi di animali, non riesco a immaginare che cosa potrebbe saltare su al centro della scena a gridare mentre me ne sto a contemplare un paesaggio ricoperto di neve e che per questo è diventato bianco, interamente bianco, mentre qualche ora prima il paesaggio non assomigliava a un paesaggio sotto la neve non c'era nemmeno un grammo di neve su tutto il paesaggio e adesso si vede solo il bianco, si vede solo la massa leggera aerea sovrapposta della neve che è caduta da ogni parte senza fare differenze, non ci sono differenze, non c'è la veggenza, non c'è la selezione, non c'è la visione, è tutto un buttare dentro senza criterio, senza ragione, un buttare uniformemente dentro sull'insieme delle cose che fanno parte di un paesaggio di neve e questo è l'inverno. E l'altro pezzo. Mi trovo sull'autostrada, mi trovo in mezzo all'autostrada dentro una cabina, raccolgo i biglietti del pedaggio, sono messo in mezzo all'autostrada, una casamatta sull'autostrada in cui faccio pagare, sono lì per fare pagare la gente. Prendo i biglietti e poi do il resto, possono pagare con carta, assegno o banconote. Gli automobilisti passano con il finestrino aperto, le persone stanno dentro le loro macchine, si fermano davanti al mio finestrino e aprono il loro finestrino in modo che possiamo scambiarci i nostri biglietti. Io faccio passare le persone. Nell'infornata delle persone, delle teste, delle mani che vedo che passano, c'è una persona, una testa, una mano, è il mio dettore che arriva, è Jean-Marie in mezzo all'autostrada, è Jean-Marie Glaise in macchina, sono in due, mi dà il suo biglietto, mi dà la sua banconota, non mi riconosce, non capisco perché non mi riconosce, sta per pagare, sta per andarsene, non mi ha riconosciuto, io non sono lì, non esisto, non mi ha riconosciuto, non so perché non mi ha riconosciuto, forse perché non sono al mio posto, forse perché non si aspettava che io potessi essere lì, io vedo solo delle mani, sono delle mani che passano attraverso il finestrino della mia cabina messa in mezzo all'autostrada, non so cosa ci faccio lì, faccio pagare la gente che passa sull'autostrada. Qualche giorno più tardi mi telefona per chiedermi che mestiere sto facendo in quel momento e gli dico che faccio il casellante in autostrada. Ecco, quindi, non lo so, se Luigi e Magno o Valerio vogliono aggiungere qualcosa, se non vogliono aggiungere nulla, e se bene non ci così, sono... grazie. Va bene così, se non ci sono altre domande, noi lasciamo la parola a Christophe Tarkos, Anacronismo, compratevelo 16 euro, TIC edizioni, oppure i soldi, se nell'edizione invece più piccolina, quella dei chapbooks, sempre di TIC edizioni. E, ringrazio quanti ci hanno ascoltato, ringrazio soprattutto Luigi Magno, Valerio Magrelli e Michele Zaffarano, per essere stati con noi a parlarci di Christophe Tarkos, questi due libri, appunto, Anacronismo e i soldi, l'unica occasione in Italia per poter leggere Tarkos in italiano, perché non è stato edito da altre case editrici al momento. È stato tradotto da Michele Zaffarano. Buona serata a tutti e grazie al nostro regista che ci sostiene e che adesso manderà questo video in cui sentirete la voce di Tarkos leggere lui i suoi testi, un pezzo dei suoi testi, un brano. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Le petit bidon. On a un petit bidon, un bidon d'huile sur la table. Un petit bidon vide, un petit bidon normal. Normalement sur la table avec du vide dedans. Il est fermé mais il est vide. Si on regarde dans le petit bidon, on a du vide, on n'a rien. On regarde sur la table et on voit un petit bidon.
qui ne déborde pas de la table. Le petit bidon reste bien à sa place. Il ne bouge pas. Il ne déborde pas comme une grande masse blanche qui viendrait par-dessus la table et qui viendrait déborder la table et qui viendrait se mettre dessous la table. Il reste au-dessus de la table. Il est totalement vide. Il ne se passe rien. Qu'un petit bidon sur la table. Mais dedans le petit bidon, il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon. On a de l'air dans le vide du petit bidon de métal fermé. C'est un petit bidon, il n'est pas grand, il n'a pas beaucoup de taille. Il est un petit bidon d'huile qui est sur la table, qui est posé sur la table, et qui est vide et qui est fermé. Et dedans il y a de l'air. Et dans l'air, par contre, il se passe beaucoup de choses dans l'air. Il bouge, l'air bouge dedans le petit bidon. C'est qu'il est attiré l'air par la chaleur. Il est attiré par les surfaces du petit bidon. On a un petit bidon qui est seul, qui est posé sur la table, qui est tranquille et qui ne déborde pas. Mais dedans le petit bidon, il y a de l'air qui déborde, qui bouge, qui fait des effluves, qui fait des montées et des descentes et qui fait des tourbillons. L'air n'arrête pas de tourbillonner dedans le petit bidon. Il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon qui est posé sur la table et qui ne bouge pas. Il y a des événements de mouvement de l'air qui bouge et qui va taper contre le haut du bidon. Si c'est le haut du bidon qui est le plus chaud, et si c'est le bas du bidon qui est le plus froid, alors l'air va taper contre le haut du bidon et en tapant va rebondir et va faire un tourbillon et le tourbillon va redescendre. Et il y a encore un autre tourbillon qui va remonter de dessous. Une fois que le tourbillon va descendre, il y a beaucoup d'air, il y a de l'air, c'est normal qu'il y ait de l'air dedans le bidon qui est fermé, il y a de l'air qui bouge, il y a des mouvements, il y a des bouffées d'air qui bougent et qui rebondissent et qui se cognent, ça se cogne beaucoup dedans le bidon. Et quand on regarde le bidon de l'extérieur, comme ça on voit sur la table, on voit juste un petit bidon en métal, tout fermé, tout simple, un petit bidon simple qui déborde pas, qui reste à sa place et qui bouge pas, et qui n'a rien pour lui. Il est juste un petit bidon en métal. C'est juste du métal qui est fermé avec un bouchon. C'est un petit bidon avec un bouchon. Il est bien fermé. Il ne bouge pas. Il est gentil. Il est stable. Il reste là où il est. Quand on regarde sur la table, il n'y a absolument rien d'autre qu'un petit bidon. On regarde sur la table, on regarde en dessous de la table, il n'y a rien d'autre qu'un petit bidon posé sur la table. Ça n'est pas une grosse masse blanche qui a débordé et qui est partout sous la table, dessus la table, autour de la table, autour de bidon, qui mange le bidon. Il ne se fait pas manger le bidon. Il est tout seul, il est posé, il est stable et il ne se fait pas manger. Il résiste, il tient, il a de la tenue, il résiste bien, il résiste à tout. Il ne bouge pas, il n'a pas bougé, il ne va pas bouger. C'est un petit bidon qui est posé sur la table. On a de la chance d'avoir un petit bidon posé sur la table. Merci le petit bidon. Merci le petit bidon.